pochino per muoverti. Uno dei momenti più furbi per fare esercizio fisico è il mattino presto, prima di colazione. L'allenamento a digiuno, devi sapere che è molto utile proprio per favorire la perdita di massa grassa e quindi il dimagrimento. Il digiuno notturno infatti abbassa la glicemia, quindi il corpo cosa fa? Va a utilizzare le sue scorte di glicogeno pronte da usare ed è costretta a sua volta a trarne energia, quindi dalla massa grassa. In questo periodo della giornata poi anche il quadro ormonale risulta particolarmente favorevole, stimolando proprio la lipolisi e accelerando il metabolismo. Quindi l'attività fisica inoltre induce il rilascio di endorfine che promuovono proprio un senso di benessere e vigore che si estende a tutta la giornata. Quindi l'ideale per esempio è sempre alzarsi, bere un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, arricchita con una spruzzata sempre di limone, magnesio, perché va a agire come disintossicante e stimola proprio il metabolismo e promuove lo smaltimento delle tossine, accompagnato da un bicchiere anche di e tisana di alloro e rosmarino, proprio per stimolare ulteriormente la lipolisi e uscire subito così a fare una passeggiata anche di 15-20 minuti a passo veloce, intervallata magari da movimenti di stretching e qualche semplice esercizio a corpo libero. È bene però che l'attività fisica a digiuno non sia troppo intensa, attenzione, quindi in primo luogo per non sottoporre il corpo non stress eccessivo, quindi specialmente anche perché non dobbiamo deteriorare la massa muscolare. Quindi allenarsi a stomaco vuoto infatti può spingere l'organismo a ricavare l'energia dagli amminoacidi e quindi per così dire bruciare i muscoli. Quindi attenzione, è una semplice passeggiata, quindi prima bevi, poi muoviti, perché tutto questo ti aiuterà a avere non solo già fin dal mattino una stimolazione degli ormoni benefici per il nostro corpo, ma proprio a risvegliarti con un senso di leggerezza e quindi al mattino muovi il tuo corpo, cammina, oppure anche nel tardi pomeriggio è un altro orario è sicuramente favorevole per stimolare il nostro corpo e soprattutto respirare aria e ossigeno all'aria aperta.